Se ha sbagliato è giusto che paghi. Non mi interessa, non lo so, ma non mi interessa. Paure non abbiamo, non ci interessa perché normalmente non interessa. Oh, niente. Grazie lo stesso. Qualcuno scappa, qualcun altro dice che non gli interessa. Eppure Castelvetrano ha atteso 30 anni questo momento, il momento dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Domani ci sarà una fiaccolata, un altro momento in cui la città lancerà un messaggio contro la mafia. Eppure c'è chi sembra avere ancora paura. E qualcuno in questi giorni è arrivato addirittura a dire che arrestare Messina Denaro sarebbe stato un errore. C'è stata la felicità, l'euforia, adesso resta la realtà di un tessuto economico sociale povero, dove abbiamo oltre 6.000 percettori di reddito di cittadinanza, quindi finita l'euforia, restano i problemi. Qui è stato arrestato Grigoli, che dava centinaia di posti di lavoro. Hanno assicurato alla giustizia Grigoli e hanno consegnato questa azienda allo Stato. Lo Stato, in amministrazione giudiziaria, non è riuscito a far funzionare questa struttura. Io credo che dovrebbe essere, diciamo, una questione di orgoglio da parte di tutti i cittadini onesti per poter dire che qui qualcosa funziona meglio di come l'hanno fatto funzionare i mafiosi. Non chiediamo soldi, non chiediamo contributi, vogliamo che questo territorio diventi davvero una zona franca in modo da attrarre investimenti e imprenditori seri, puliti, onesti. E fare in modo che nessuno dica più frasi come quella che abbiamo sentito, cioè è stato un errore arrestare Messina Denaro. No, è stato giustissimo arrestarlo, peccato che sia avvenuto dopo 30 anni, perché noi abbiamo subito questa onda per tutto questo periodo in cui si associava questa bellissima città ad un noto latitante, non a tutte le bellezze storiche, artistiche, architettoniche e archeologiche di cui questa città è ricca.